Ciao a tutti, anche oggi abbiamo veramente un ospite eccezionale. Voglio prima chiamare come al solito Mosè. Mosè, Ti mi sento, sono senti? qui, sono un Ciao, ascolto. senti, il nostro ospite è stato autore di una copertina Image, ma vorrei che sia tu a presentarlo come merita. Guarda, io ho avuto l'opportunità e la fortuna di intervistarlo tempo addietro, è nata subito una confidenza, diciamo un comune sentire importante. Ho intitolato la sua intervista Estetica e concretezza. Lui ha messo subito dei punti fermi nel suo dire: non sono stato un fotomatore. Ho iniziato perché pensavo fosse in un certo senso figo fare fotografia. Ho cominciato facendo reportage, quindi facendo cronaca, e sono poi transitato su altri settori. La cosa interessante che lui dice è che io ho sempre la passione, non è nata per un fuoco sacro, ma per le opportunità che la fotografia mi ha dato. E secondo poi dice: io non riesco a fotografare bene se non ho porta stretta del lavoro commissionato. Io devo avere questa grande spinta che c'è dietro, sicuramente una porta stretta, ma io lavoro meglio se qualcuno mi commissiona un lavoro. È un punto di vista interessante, secondo me lo vedremo assieme. Lui si chiama Machi Galimberti. Machi, ci sei? Eccoci, ciao. Senti, ciao, ciao Ciao. Mikey, tutto Tutto bene? in Tutto bene? Bene, perfetto. Ci vediamo nel tuo studio? Sì, sono, come dire, appena fresco, fresco insediato nel nuovo studio di via Paolo Sarpi a Milano. Che è avvolto da un sacco di libri. È stato un trasloco anche questa volta abbastanza impegnativo. Ascolta, Bene, benvenuto. Grazie. Siccome vedo dei libri interessanti, se te ne manca qualcuno, sappi che sono io che col passamontagna, non con la mascherina. Sono tutto rubato. Ho commesso imprecisioni? No. Cioè, tu hai detto: io non sono stato un fotomatore, la mia passione è una passione sostenibile, no? Sostenibile dell'opportunità. No, guarda, si può dire di tutto di te, ma che tu capisci benissimo i fotografi, quindi mi hai capito perfettamente. E sì, è vero, non ho avuto il fuoco sacro, Certo. ma come dire, mi sono capitate delle ottime opportunità. Poi dopo mi ci sono buttato a capofitto, però ho avuto, diciamo, delle opportunità notevoli. Per iniziare a fare questo fotografo e per quello che mi riguarda è stata l'opportunità di iniziare a fare il fotografo di cronaca, che considero una scuola eccezionale. Lo immagino. Però voglio dire, è una passione sicuramente di opportunità, però quei libri dietro testimoniano che c'è anche un amore per la fotografia, che forse è postumo, voglio dire, viene dopo, ma voglio dire, ci sono dei nomi importanti, evidentemente hai la necessità anche di andare a consultare i grandi, andare a consultare i tuoi colleghi del passato, cioè evidentemente questo esiste, insomma. Sì, no, assolutamente. Io ritengo che, come per chi voglia fare lo scrittore, sia fondamentale, questo lo sanno tutti, leggere tantissimi racconti per chi voglia scrivere raccontando qualcosa, ed è esattamente la stessa cosa per un fotografo. Ti faccio una domanda banale. Adesso noi abbiamo cominciato questa rubrica di incontri con Franco quando eravamo tutti chiusi a casa, gli chiedevamo cosa avrebbero ascoltato dopo. Adesso ti chiedo, in questi 2 mesi di clausura, come ti sei impegnato fotograficamente? Come hai impegnato il tempo fotograficamente? Allora, è successo che la cosa, come dire, quello che faccio fotograficamente è indissolubilmente legato a come mi mantengo. E quindi l'economia del mio lavoro determina anche i miei progetti e i miei incarichi. Il lockdown ha bloccato, diciamo, sostanzialmente cancellato o rimandato a data da destinarsi ogni impegno professionale che avevo programmato, e quindi, diciamo, dopo il primo sconcerto, come dire, il tempo che mi sono dato per riflettere su che cosa stesse succedendo e su come potessi mantenere la famiglia,
ho pensato bene di recuperare, diciamo, quello che è il mio background di fotoreporter, e ho tentato in tutti i modi di imbucarmi in un ospedale per fotografare quello che stava succedendo. Diciamo, c'è il terremoto, il buon reporter va nell'epicentro del terremoto. Certo, quindi tu sei stato nell'epicentro della pandemia, in un certo senso. Sono riuscito, grazie, devo dire, alla gentilezza e alla professionalità dell'ospedale Humanitas, ad avere accesso alla terapia intensiva dell'ospedale di Rozzano e anche all'altro ospedale che fa parte del gruppo, sempre Humanitas, che è a Bergamo e si chiama Gavazzeni. Ho capito. E il risultato che avete avuto, cosa ne è emerso da questo reportage? Qualcosa di nuovo rispetto a quello che vediamo tutti i giorni in televisione? Sicuramente. Ma allora, io ho progettato questo lavoro in modo ibrido, cioè non mancando di fotografare quello che succedeva, cioè facendo quindi un lavoro di reportage, ma cercando di costruire le condizioni per poter fare anche quel tipo di lavoro fotografico per cui mi sono fatto, come dire, conoscere negli ultimi anni e che è un po' il core business del mio lavoro, e che è la ritrattistica, per cui ho programmato e concordato la possibilità di avere di costruire un set per fare dei ritratti ai medici e agli infermieri. Sì. E poi anche la possibilità di avere mano libera e andare a fotografare il loro lavoro, cioè, quindi due cose differenti, il ritratto in posa, e che potesse essere però emotivo per più di una ragione, e il racconto di quello che stava succedendo senza che nessuno si mettesse in posa. Le sensazioni che ho avuto dal punto di vista umano è stato il ritorno di grandissima professionalità e la percezione di grandissima sicurezza che può provare chiunque abbia paura di andare in aeroplano, e solo guardando in faccia le hostess e gli steward cerca di capire, di avere un conforto su come stiano andando veramente le cose. Io, anche se ho fatto un sacco di voli in giro per il mondo, continuo ad avere paura di andare in aereo e continuo a rassicurarmi guardando il personale di bordo. Ecco, entrare negli ospedali con una macchina fotografica in mano per me è stato un... questa cosa mi ha ricordato un po' la stessa sensazione, cioè di affidarmi all'emotività che percepivo da parte del personale, che ho trovato giustamente distaccato, giustamente padrone del proprio tempo, e questo mi ha dato un'enorme sicurezza, oltre che il piacere di essere stato accolto e di aver avuto la possibilità di fare bene il mio lavoro con delle persone eccezionali, ma soprattutto mi hanno dato la sicurezza di persone che non si, come dire, sono padroni del proprio lavoro, perché governano le proprie emozioni, che è la stessa cosa che dovrebbe fare un fotografo in qualsiasi situazione, in una situazione di conflitto, in una situazione di disagio, quando hai a che fare situazioni critiche in giro per il mondo. Mantenere la calma e il distacco da quello che sta succedendo è, secondo me, una cifra caratteristica di ogni buon professionista. Chiedo una cosa, perché è importante. Io ho osservato più volte i tuoi ritratti, no? E mai come con te il ritratto, secondo me, è un incontro tra due persone che lavorano per lo stesso scopo. L'impressione è quasi che tu chieda qualcosa o direttamente o indirettamente, o lavorando al tuo soggetto ritratto, e un qualcosa che un po' lo sveste, no? un po' lo contestualizza in un certo senso, un po' lo mette a nudo. È stata la stessa cosa con gli infermieri e i medici?
In realtà devo dire, ho avuto abbastanza gioco facile, cioè nel senso che ritengo che quando come dire, ci sono delle persone che non hanno nessuna opposizione a farsi fotografare, comprendono, forse anche perché gli è stato spiegato bene, ma in ogni caso comprendono perfettamente qual è il senso dell'operazione che si sta facendo. Sono delle persone che hanno preoccupazioni più grandi di quelle che può riguardare la preoccupazione di come si viene in fotografia. Sicuramente la possibilità che ne venga fuori qualcosa di vero, che è, diciamo, un obiettivo auspicabile nella fotografia di ritratto, sono altissime. Hai gioco facile, certo. È molto più difficile fotografare una velina di Striscia la Notizia che è costantemente preoccupata della propria messa in piega. Non so se il paragone rende l'idea. E quindi fotografare queste persone, diciamo, tra virgolette, normali, non i divi del cinema e della televisione, soprattutto se sono distratte un secondo dall'esercizio del proprio lavoro che fanno con molta passione, è un'operazione facile per arrivare alla realtà, cioè il risultato è abbastanza garantito. Mike, scusa, nelle varie foto che sono apparse, scorrere sullo schermo, abbiamo visto la fotografia di Dybala, che è stata anche la copertina di un numero di Image Mag. Ecco, volevo chiederti, raccontaci qualcosa di quella giornata e perché della scelta di fotografarlo, anziché con la sua classica divisa della Juventus, che tutti lo riconoscerebbero, in questo modo. Allora, innanzitutto perché odio la Juventus. E già questo non è male. Bravo. No, dovete sapere che, allora, tengo vagamente il Milan, ma perché sono cresciuto in una famiglia di interisti solo per il piacere di contrappormi, cioè per fare il battito. Ecco. In realtà non ho una grandissima passione da tifoso per il calcio. No, il lavoro di Dybala l'ho fatto innanzitutto su commissione di un giornale che era la rivista Vanity Fair, che è una rivista che prevede il lavoro, soprattutto per il lavoro importante di una copertina di un giornale, la collaborazione fra più professionalità. Essenzialmente, questa è stata, diciamo, la chiave, la formula vincente della rivista sin dalla sua fondazione, fra styling, moda e ritratto e fotografia, oltre che, come dire, contenuto di attualità e interesse giornalistico. Mi fa piacere che tu mi abbia chiesto questa cosa, perché questo mi dà l'occasione di raccontarti come il lavoro che ho fatto a lungo per Vanity Fair, ho fatto circa una cinquantina di copertine di Vanity Fair, è stata per me come, diciamo, la scoperta del ferro, del fuoco, perché da fotografo ruspante ho avuto il piacere, ho fatto la scoperta molto istruttiva di ritrovarmi in un gruppo di lavoro dove il merito per il risultato finale non fosse solo sulle spalle dell'iniziativa del fotografo, ma ho vissuto subito il piacere di ritrovarmi in un qualche modo la tavola apparecchiata. Quindi il lavorare sulla costruzione dei ritratti insieme a qualcuno che si occupa di location, quelli che si chiamano i props nella fotografia pubblicitaria, che sono gli accessori, i tavoli, le sedie, o anche banalmente delle casse di legno, e soprattutto i vestiti, gli abiti con dei grandi parrucchieri truccatori, sicuramente ti aiuta a ottenere un grande risultato. Dybala
Vabbè, qua nella foto che vedo adesso in questo momento che appare, diciamo che di vestiti ce ne ha ben pochi, ma questo diciamo è un classico della fotografia, del ritratto degli sportivi, dove non bisogna mai mancare di mettere in mostra quello che è la loro mercanzia, diciamo, il loro business, è lavorare con i muscoli e con il corpo. Sono molto affezionato alla storia di Dybala, perché effettivamente io avevo scelto e sono riuscito a ottenere la disponibilità di una location per me sicuramente evocativa, che era il tetto del Lingotto a Torino, che come sapete è stato costruito in un quartiere che è diventato popolare perché è circondato da case di operai, e quindi la vista vertiginosa su questo tetto era di un impiegato Fiat, diciamo, un dipendente Fiat circondato dalle case di tutti gli operai della Fiat. Certo, io ho visto che ha anche fotografato un campione di pallavolo, sempre a torso nudo, sfruttando la sua fisicità. Forse sì, esatto, esatto. Allora, questo è, guarda, è casualmente anche questo un lavoro che ho fatto per Vanity Fair. Lui si chiama Zaitev, e quando sono andato sempre con la stessa squadra, assistenti, luci, stylist e truccatori, lui mi ha accolto in un posto vicino a casa sua con in braccio suo figlio. Ovviamente non erano a torso nudo, diciamo, è una cosa che abbiamo costruito assieme, però teneva in braccio suo figlio Sasha, se non sbaglio. Sì. E questa cosa della fisicità, della potenza, del fisico muscoloso di un padre che però aveva in braccio un bambino con un pannolino, mi faceva una tenerezza particolare. Sì, questo è molto. Poi il campione di moto l'hai messo con una moto molto piccola. Sono tutte cose che ho trovato. Allora, ci sono delle occasioni in cui tu hai la possibilità di fare quello che si chiama scouting location, e quindi hai il tempo di recarti prima in un posto, ed è un lusso sfrenato, perché ti puoi permettere di perdere tempo a fare un lavoro bellissimo, che è quello di cercare di avere delle visioni, cioè sapendo chi devi fotografare, ti guardi attorno e scegli per tempo, diciamo, qualcosa che sei in grado di decidere per tempo e quindi governare. Se invece non hai questa possibilità, ti è richiesta come fotografo un'altra capacità, che è quella di saper improvvisare. Certo. Allora, in questo caso, perdonatemi, aiutatemi, venitemi incontro con la memoria. Lui si chiama, è un grandissimo campione italiano. È un pilota Ducati, non mi viene in mente. Che corre sulla Ducati, adesso mi verrà in mente. Dovizioso. Esatto. Ha accolto la solita numerosa troupe di Vanity Fair a casa sua, ed è bastato fare un giro nel suo garage per trovare delle chicche di memoria, di oggetti a cui lui è legato. Questa è la prima mini moto con cui correva, tipo, non so, quando aveva 3 anni, una cosa del genere, e mi è sembrato un'opportunità da non trascurare. Ti chiedo una cosa, ti faccio un parallelo con Avedon, no? Cioè, io tutte le volte che cerco, no, ti spiego. Mi vado a nascondere subito. No, devi nasconderti. Io quando cerco una foto importante su Google, metto il nome della celebrità e metto Avedon di fianco, viene sicuramente fuori qualcosa. Anna Magnani, attore, celebrità, ha fotografato un po' tutto. Anche con te, Giochino, potrebbe funzionare, nel senso che tu hai fotografato maree di celebrità, 50 copertine di Vanity Fair sono importanti. La domanda è banale, perché tu scatti per opportunità e per sostenibilità, però come desiderio, c'è un personaggio che ti manca nella tua collezione che vorresti fotografare per opportunità sempre? Allora, io ho fotografato tantissimi sportivi,
tantissimi sportivi, una sportiva che incredibilmente, nonostante abbia lavorato veramente per tantissimi giornali e per tantissimi anni, non mi è mai capitato di fotografare, e penso che sarebbe un'opportunità ricchissima, è la nuotatrice Pellegrini. Perché è un personaggio fortissimo, ha una fisicità pazzesca, è molto carismatica, e anche perché, ti devo dire la verità, non so se questa sia solo responsabilità di tutti i fotografi che l'hanno fotografata, ma non c'è la foto definitiva di Federica Pellegrini, e quindi mi piacerebbe avere l'opportunità di provarci io. Quindi guarda, lo diciamo qui, lo diciamo dal nostro piccolo video, Massi Galimberti vuole fotografare la Pellegrini. Lanciamo questo annuncio che mi sembra importante. Maxi, tra l'altro io ho visto che tu alterni campi stretti, quindi ritratti chiusi, a campi con contesto e a fotografie più e ritratti più allargati. Tutto nasce al momento, nasce dal personaggio, nasce dall'opportunità, come salta fuori. Abbiamo visto prima un attore quasi a fototessa, adesso perdonami Dio, come dimensione, e poi altri, Dovizioso a campo largo, no? Altri a campo largo, un attore che cammina vicino al mare. Questa alternanza di guarda qui, ad esempio, così di una foto. Sicuramente a campo largo, no? Rovesciato il corriere della sera. Questa è una scelta di opportunità, è una scelta dovuta al personaggio, allo scatto, al momento, alla cosa. Allora, guarda, ci sono due, forse tre, diciamo motivazioni. Se tu puoi ritornare alla foto di Indro Montanelli, ti spiego cosa mi sarebbe capitato, cioè mi avrebbero preso a calci in culo se io questa foto qua l'avessi fatta tagliando quella scritta decadente Corriere della Sera. Che campeggia dietro di lui. Ovviamente sarebbe stato delittuoso non prenderle, quindi la scelta di allargarsi e di contenere qualcosa che aiuta a descrivere e a raccontare la storia a volte è determinato semplicemente dal rispetto della situazione che tu devi portare a casa. E il fatto di alternare tagli diversi e invece semplicemente una questione di formazione di un magazine photographer. Okay. Tu sai che se sei incaricato di fare un servizio come ultimamente mi è capitato quasi esclusivamente, cioè di essere scomodato per fare molto spesso dei servizi di copertina piuttosto che dei servizi che si risolvessero con una foto sola, la dinamica e l'economia di un servizio di copertina, che è un giornale che ti incarica e ti paga, che è richiesta, è quella di fare la copertina, almeno una foto di apertura e almeno altre due foto buone per far girare, per giustificare la foliazione del servizio di copertina. Allora, in genere le copertine sono, diciamo, o primi piani stretti o al massimo un piano americano. Se la cosa che io osservo e che continuo a constatare che non cambia mai, se tu ti metti fuori da un'edicola e guardi, diciamo, con l'occhio socchiuso tutte le copertine delle riviste, sono, diciamo, a grandi linee delle facce di persone, per cui il linguaggio e l'aspettativa di un giornale per la copertina non è certo quello di avere una foto panoramica, diciamo. La foto di apertura del servizio è anche sulla tecnica e sul linguaggio della foto di apertura del servizio, ho preso tante bastonate quando ho fatto degli errori. È doveroso decentrare la foto per due motivi. Primo, come ad esempio in questa foto di Fiorello, la faccia della persona che fotografi, stiamo parlando di ritrattistica, la faccia della persona che fotografi non può essere nella piega del giornale. Quindi, quello che chiediamo noi comunque è Mega, no? Vogliamo un faccione come copertina, meno male, o un mezzo busto,
e un'apertura, una doppia apertura, che dove dall'altro, se vuoi, ci metti anche un po' di testo. Grazie per la bella copertina che mi avete dedicato. Quando io, orgoglioso, ho detto alla mia mamma compra Image Magazine, che ci sono io in copertina, cioè, nel senso, c'è un servizio dedicato a me in copertina, lei l'ha comprato e ha detto, ma non sei tu? Diventa bello. Invidio i capelli di Dybala. No, però guarda, che tieni conto di una cosa, che io chiedo suffragio anche a te. A me piacerebbe tanto, io amo quella rivista. Perdonami se porto il discorso un attimo in casa, mi piacerebbe fare una mostra delle copertine. La contatto di Image Mag è tutto, è una mostra delle copertine, perché sicuramente c'è uno spaccato largo, no? Immagina come troneggerebbe bene la tua copertina di Bala in mezzo a tante altre copertine, no? Poi ci sono anche persone importanti. Ti chiedo una cosa, una curiosità. Se si può riassumere, qual è l'atteggiamento della celebrità nei confronti del fotografo? Chi sei tu? Uno che lo indaga, uno che lo disturba, uno che gli fa perdere tempo, uno che gli è necessario. Come tutte queste cose che hai detto messe assieme, non in ordine di importanza, perché in genere, a parte rarissimi casi dove si instaura un rapporto di amicizia, ma sono cose, come dire, che prescindono dalla casistica professionale classica. In genere l'incontro tra un fotografo e una celebrità è determinato da uno scopo. Okay. Quindi in genere c'è un senso di necessità. Okay. E ci sono delle celebrità che comprendono fino in fondo questa cosa e allora facilitano il lavoro. Ci sono delle persone che, pur non comprendendole, ma semplicemente essendo se stesse, comunque danno luogo a un incontro fertile e creativo. Ti faccio un esempio. Un personaggio adorato, mi è capitato di avere a disposizione per parecchie ore delle persone da fotografare e mi è capitato di fare dei servizi, dei ritratti, diciamo, da 6:30. Mi è capitato di avere per pochissimo tempo delle persone che non avevano voglia di farsi fotografare, che avevano un atteggiamento ostile e sbrigativo, con l'entusiasmo di chi deve andare dal dentista perché gli fa male il dente e quindi glielo toglie, e che mi hanno dato l'opportunità di fare delle foto eccezionali. Faccio nomi e cognomi, ad esempio una persona che, ma perché in quel momento ho beccato in un attimo della sua vita in cui non c'aveva voglia di perdere tempo, di farsi fotografare, è un professionista eccezionale, un attore meraviglioso che si chiama Tony Servillo. È uno che non è che è stato antipatico, o forse mi rimane il dubbio che stesse recitando il personaggio antipatico, ma quella foto che ho fatto è stata sostanzialmente l'unica foto che ho fatto, perché poi dopo si è scocciato e se n'è andato via, ma va bene così, cioè va bene così, quell'espressione che c'aveva, non so se notate, ma sono cose che tu capisci quando hai a che fare con un grande professionista. Come dire, tu sei un fumatore, ma come cazzo ti viene in mente di tenere in mano quel sigaro così, con quelle due dita appoggiate come le dita di una ballerina? Hai capito? Cioè, c'è qualcosa, c'è una grazia nella posa che solo un grandissimo attore che governa la propria figura sa fare. Poco importa se sia stato scorbutico e veloce, meglio una foto così, che a me ha dato molta soddisfazione, che 10 banali. Questo per rispondere. Adesso ti faccio una domanda, che andiamo negli inferi, andiamo nei gironi più bassi dell'inferno dantesco, quindi sotto gli Ignavi, sotto Paolo e Francesca, eccetera. Noi abbiamo molti alunni, diciamo, nell'Accademia, che quando gli chiediamo che genere ti piace, loro ci dicono il ritratto. Il ritratto è un po', meno male, una pietra miliare della fotografia, nel senso che il ritratto piace, eccetera, eccetera.
un consiglio generico, cioè un consiglio senza la luce, un consiglio che tu dai, tu che sei un professionista di opportunità ritrattistiche, ai nostri studenti, cosa diresti? La cosa principale del ritrattista qual è? Allora, secondo me la tecnica è importante, sì. Ma ancora più importante è la percezione del senso della cosa. Nel senso che una foto perfetta tecnicamente, con delle grandissime qualità, è un grandissimo equilibrio nell'uso della luce, che però non dice una mazza, è inferiore a una foto che scusate, c'ho delle persone, ok, arrivederci. E è, come dire, decisamente inferiore a un ritratto molto interessante di una persona interessante fotografata con una tecnica magari meno sofisticata. L'importante è, secondo me, l'atteggiamento, il rapporto. Nel ritratto la cosa che io trovo stucchevole è la cosa da evitare, come le pozzanghere quando piove, è di cercare di, è la menzogna. Il ritratto è un genere di fotografia il cui approccio non può prescindere dalla consapevolezza tra fotografo e soggetto. Quindi secondo me è l'ingaggio. È proprio l'ingaggio. Secondo me tutti quei ritratti dove si tenta di riprodurre spontaneità, quando è palese che la spontaneità non possa esserci, perché uno non è mai semplicemente se stesso quando è ritratto da un'altra persona, perché la spontaneità la si ha quando si prende una birra con un amico, quando si prende un caffè, quando si fa una chiacchierata, quando ci si dimentica del fotografo. Allora, come dire, è lecito, secondo me, trovare un pretesto per distrarre dall'operazione il soggetto, arricchire la fotografia con dei rimandi, degli elementi che compongono la foto, oltre la foto stretta sul soggetto. Però quelle foto dove, diciamo, si fingono delle emozioni, cioè tipo urla, pianti, gioie inscenate, sono tutte cose che ti portano a un risultato mediocre. Meglio l'onestà. Bene, ascolto, l'ultima domanda da parte mia, adesso questo, siamo sempre negli inferi, qual è l'ottica che preferisci usare per i tuoi ritratti? E ti dico la verità. E lavorando spesso anche su personaggi che si muovono nonostante siano dei ritratti, lavorando in location, la scoperta della pietra per me è stato lo zoom 24-70, nel senso che io ho iniziato a fare il fotografo quando gli zoom praticamente non ce n'erano o erano vietati dalla legge del fotografo, perché facevano cagare, cioè che la qualità era veramente scarsa. Da che hanno cominciato a essere prodotti degli zoom assolutamente di qualità ed eccellenti, avere in mano un obiettivo che ti garantisce di chiudere la foto sul soggetto, ma all'occorrenza, se succede qualcosa in un set dinamico, riesci comunque a non perdere tutto ciò che ti sta attorno, e mi ha portato ad usarlo più frequentemente che altri. Poi mi rendo conto che quando invece ho il tempo e la calma di impostare delle foto che non prevedono sorprese,
l'85, un 85 con un diaframma molto aperto è una cosa un po' più fighetta da usare. Ascolta, ma io questa impressione fa questa chiacchierata con te, io e te abbiamo una cena in corte, no? Quindi per poi ci abbiamo una cena da fare insieme. Niente, Franco, se tu non hai niente da chiedere, io sono... Guarda, io ringrazio tantissimo Machi per la sua disponibilità, per il tempo che grazie hai dedicato. Conto proprio di incontrarlo personalmente, perché mi piacerebbe conoscerti personalmente, quindi poter andare avanti con questa piacevolissima conversazione che ormai protraiamo da un po' di tempo. Ti ringrazio davvero tante, da parte anche da tutti i componenti della nostra Accademia, e ci auguriamo di poterti incontrare presto. Grazie. Grazie a te, gentilissimo. Ciao. Grazie. Ciao, grazie.